Preghieri, sacerdotesse e fancazzisti dagli occhi viva che per una volta però volate, bentornati al nostro Rewatch in cui vediamo tutti insieme la serie classica. Stiamo entrando nell'arco più famoso, più importante, più amato probabilmente dalla maggior parte dei fan della serie classica. Come vedete, da quel bel tipo dorato alle spalle del nostro Scorpione. Scorpione, a te la parola. Benvenuti al Saints Rewatch, siamo arrivati all'episodio 42 intitolato Il Settimo Senso, ufficialmente nell'edizione italiana. Per quanto riguarda l'edizione di Scorpione è sottotitolato Cosa inventare per far passare un'ora. Allora, Un'ora, beh, per quanto 20 riguarda la loro minuti. tempistica, non la Ah. nostra. Allora, per quanto riguarda questa puntata, vado un po' a riprendere quanto detto negli episodi precedenti, ovvero che anche in questo caso c'è questa continua predestinazione. In questo caso tocca a Saori non soltanto rimembrare quanto era stronza da bambina, ma anche mostrare sia come è maturata durante l'arco dei precedenti 6, 8, 10 anni, ma anche come finalmente decide di abbracciare il proprio destino anche lei. Quindi se nelle puntate precedenti abbiamo visto i vari Bronze diventare più consapevoli della loro missione, in questo caso forse abbiamo la maturazione di Saori, che comunque secondo me già negli ultimi episodi è diventata più simpatica, però diciamo che qui abbiamo forse il culmine di questo primo arco di maturazione della protagonista. Come dicevo appunto nel mio sottotitolo, come passare un'ora, perché sappiamo che qua praticamente devono passare circa un'ora per casa e ovviamente dovendo incontrare Moore, che teoricamente dovrebbe essere un alleato, non potevano fare uno sconto di un'ora e dire ok, guarda, 5 minuti è già passata la seconda casa. Quindi secondo me la storia della riparazione delle armature è un pochettino una forzatura per spiegare come possano sostare un'ora nella casa dell'ariete. Che poi effettivamente è una motivazione che ci sta, considerando che vanno ad affrontare dei nemici più forti di loro, ci sta che vengano data una ristrutturata alle loro armature. Mi piace il fatto di Moore che in questo frangente fa un po' da maestro, nel senso che comunque spiega loro alcune delle peculiarità dei Cavalieri d'Oro, però mi sarebbe piaciuto ancora di più se, oltre che a livello teorico, li avesse dire, insegnato anche con la pratica, a parte un leggero colpo concilio che poi in realtà dura veramente neanche il tempo di un battito di ciglia, finisce tutto quanto là. Invece mi sarebbe piaciuto qualche minuto in più in cui veramente l'ariete proprio li butta fuori come se fossero foglie al vento cadute durante l'autunno. C'è Meridiana, che comunque sarà una nostra compagna per i prossimi 30 episodi, e c'è un po' la forzatura della non partecipazione di Moore. L'avevo detto nell'episodio di Cancer che sembrava che Doc e Moore dovessero scendere in campo, qua invece in realtà Moore decide di fare il badante per Atena. Ci sta anche il caso che non la lascino così in balia di chiunque passi, però in realtà è una scusa un po' troppo forzata per giustificare la non partecipazione di Moore alla scalata. Finiamo comunque con un cliffhanger ed un momento, secondo me, da segnare, ovvero l'apparizione di Aldebaran con tutte e due le corna, che credo rimarrà veramente l'unica puntata in cui non rimane scornato. Povero Aldi, giustizia per Aldi, sempre e comunque. Shiryu. Sì, dunque è un episodio che mi piace in realtà, è un episodio che per lo più mi piace, tranne per i primissimi minuti, cioè il flashback di Isabel, perché è un flashback che secondo me non sta bene in questa parte di serie. Quella Isabel, quella versione altezzosa che poi nell'anime molto poco e molto brevemente è stata così, ce la siamo lasciati alle spalle da un pezzo. Quindi riproporcela qui, tra l'altro con Asher, con quel flashback che appunto nel manga risale addirittura all'arrivo di Pegasus alla villa, nel secondo capitolo, terzo. Qui secondo me stona un po' e rende poi difficile simpatizzare sia per lei sia per la missione dei protagonisti che la devono salvare, perché ti viene da istinto di dire ma lasciatela morire perché non si merita niente.
Però in realtà è un flashback che secondo me stona con questo momento qui dell'anima, anche se è vero che può essere interpretato come fase di cambiamento, come esempio di maturazione del personaggio. Però a parte questo, il resto mi piace molto, mi piace l'ingresso nella prima casa, incluso quel piccolo, diciamo, trucco di Moore che spadafascia un po' Sirio per dimostrare che le armature sono danneggiate. Ricordo che all'epoca pensai, che bello, per una volta è Sirio il primo che combatte, non è Pegasus, no. Però comunque è una scena che apprezzo graficamente, perché intanto questo episodio ha disegni molto belli da parte di Aoki, che poi purtroppo salutiamo, restiamo una lacrimuccia e salutiamo, sì, infatti anche quel Moore dietro Scorpione molto bello. Poi comunque tutta la parte della riparazione delle armature, della fortificazione delle armature è abbastanza è sensata rispetto al manga, perché nel manga Moore lo dice e tutti quanti subito eseguono, nonostante buttino via un'ora praticamente. Invece nell'anime Pegasus prova un po' a controbattere prima che gli venga chiarito che o così o po' mi, insomma, se vuoi andare avanti devi per forza fare così. È una fortuna che l'unico in grado di riparare le armature sia proprio la prima casa, perché se fosse stata l'ottava mi sa che non ci arrivavano, ecco. Però tutto sommato questo è un Moore che ancora mi piace, perché appunto è un Moore che non è fancazzista, contrariamente al solito, ma dai un contributo e da quel tipo di contributo che può dare soltanto lui. Avrei preferito, da un punto di vista razionale, che partecipasse alla scalata, magari dicesse Bronze, restateci voi qui a proteggere Saori, che adesso io mi do da fare, però insomma sappiamo che la trama è quella che è. Il settimo senso è un concetto sempre molto vago, e se andiamo a guardare questo episodio, anche qui non è che Moore dica esattamente che cos'è. Si limita a dire che i Cavalieri d'Oro sono molto forti perché hanno il settimo senso, che hanno una completa padronanza del cosmo, però appunto non è che è un po' di fuffa, è un po' di fumo tutto sommato il suo discorso, ma d'altra parte introduce uno dei concept che poi saranno centrali a tutta la serie per sempre praticamente, ce lo ritroveremo sempre da questo momento in avanti il settimo senso, quindi lo si apprezza. Quindi no, nel complesso è un episodio che mi piace, un episodio che apprezzo. E ultima battuta, abbiamo una volta tanto una sequenza di vestizione ridisegnata ex novo, un po' veloce, ma comunque rispetto al solito, che Non riciclata. invece, esatto, non è riciclata, una volta tanto, è carino, carino. Eli, Molto, dici in fondo. molto. È uno, ma non voglio sbilanciarmi troppo, però è tra i miei preferiti delle 12 case. Non il mio preferito, ma è tra quelli che guardo sempre molto, molto, molto volentieri. Perché innanzitutto mi dà un senso di tranquillità, di pace, di introduzione alla scalata, perché è un episodio comunque, nonostante la frenesia iniziale, è comunque un episodio molto tranquillo, è un episodio che serve, tra virgolette, da spiegone. E innanzitutto è disegnato splendidamente, c'è quel Mu con gli occhi viola che è meraviglioso, perché Mu cambia colore degli occhi tantissime volte in corso di serie e film, c'ha una palette di colori impressionante. E qui ce li ha viola, ma proprio viola, belli, accesi, e Liz Taylor, scansati. sono assolutamente meravigliosi. Oserei dire che è il mio Mu preferito, attenzione, lo preferisco anche al Mu di Araki, quindi cioè proprio è meraviglioso, poi con l'elmo da motociclista, capirai. Quindi è meraviglioso, i disegni sono splendidi, come ha detto Shiryu, salutiamo Aoki perché è l'ultimo episodio a lui accreditato, dopo questo episodio non lo vedremo più, purtroppo. E quindi dal punto di vista artistico è un episodio splendido. A me, al contrario di Shiryu, piace molto anche l'inizio, mi piace il flashback di Saori perché la vedo come ha detto Shiryu, un passaggio di maturazione. Cioè in quel momento con la freccia Saori ha
un flashback suo di com'era probabilmente da bambina, di com'era una ragazzina viziata, e è bello vedere il passaggio che ha fatto e che sta ancora facendo, di come deve guadagnarsi la fiducia dei suoi cavalieri, perché in un certo senso nell'anime in realtà già ce l'ha, perché nell'anime loro arrivano alle 12 case che sono già fedeli alla dea. Nel manga invece sappiamo che in realtà partono per le 12 case, a parte 6 e un pochino tutti per caso, e quindi la scalata servirà per accendere la fede nella dea, proprio sarà la scalata in sé che farà accendere la miccia, quindi è comunque bello vedere questo passaggio di questa ragazzina che piano piano sta maturando, quindi quello è un flashback che mi è sempre piaciuto. Mi piace molto l'ingresso in scena di Mu, anche se ho sempre trovato molto divertente il fatto che lui e Seiya si parlano come se si conoscessero, quando in realtà non si sono mai visti prima di questo momento. Quindi mi ha sempre fatto sorridere parecchio questa cosa qua. Comunque dice ti stavo aspettando Seiya, e Seiya che gli dice oh, sei il grande Mu, ma quando? L'ultima volta che l'hai cercato non l'hai neanche trovato perché non era a casa. Però vabbè. Quindi mi ha sempre fatto ridere quella cosa lì. Mi piace molto anche l'intermezzo comico con Kiki, che si mette lì con la pallina a guardare, che fa le facciacce per vedere le armature, quindi anche un episodio abbastanza leggero da questo punto di vista. Mi piacciono le vestizioni, mi piace che Mu li aiuti perché le armature cadano a pezzi, e quindi in generale mi piace la spiegazione sul settimo senso a me, perché è molto... Non so, c'è qualcosa di molto filosofico, molto poetico in tutta quella scena lì, con le stelle, la musica, Brilliant Cosmo, c'è tutte quelle cose lì e mette pace, ok? Tutta una sequenza che mette molta pace. E poi comunque, come ha detto Shiro, sono le fondamenta poi di tutta la scalata. Poi che cos'è il settimo senso lo impareremo anche andando avanti. Bello l'ingresso in scena di Aldebaran, carino, lo amiamo tutti quanti. E quindi no, è un episodio che in realtà a me piace tanto, a me piace molto. Quindi voto finale? Io 8. Shiryu? 7,5. Ecco, e io 7, quindi andiamo calando. Perfetto, fateci sapere voi cosa pensate di Mur dagli occhi viola, e fateci anche sapere qual è la colorazione che vi piace di più del Cavaliere della Prima Casa. Noi vi ringraziamo e vi rimandiamo al prossimo episodio del Centering Watch. Stay tuned. Ciao ciao. Ciao.